Salve a tutti ragazzi e bentornati su Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2. Dunque, da una vita che non registro sto gioco, anche se voi vedete tecnicamente un sacco di episodi tutti insieme, beh, io non ci gioco da tipo 2 settimane, anche perché un giorno, preso probabilmente da ubriachezza molesta e depressione, ho registrato tipo metà delle saghe presenti all'interno del gioco e quindi ho avuto il tempo e il materiale adatto per poter editare. Ok, quindi siamo contro Majin Buu grigio, che non mi è mai piaciuto questo Majin Buu. Majin Buu completamente pure evil, pura malvagità. Yeah, molto veri cattivo. Capite, no? Molto bene. No, I'm not ready. Allora, dovremmo battere quindi questo Majin Buu pure evil, che a quanto pare è scarso. Lo trasformiamo in un cioccolatino? Sì. Ah no, aspetta, questa... Ah, ho sbagliato, non era quella che trasformava in un cioccolatino. Che poi, tecnicamente, quella mossa non ha senso, perché dovrebbe trasformare in cioccolatino e quindi il tipo muore, non rimane in vita personaggio, ma vabbè. Ok, anche perché se è un cioccolatino, tecnicamente se lo schiacci poi lo spappoli e ti rimane tutto attaccato addosso e quindi non è bello. Ma non importa. Ora, andiamo avanti. Ok, abbiamo ottenuto Gotenks e Super Gotenks, quindi molto bene. Siamo veramente a un ottimo punto della storia, almeno credo. Ok, dato che il Majin Buu originale è stato assorbito, la sua controparte malvagia è diventata di un'altra forma ancora più terribile. Soton. In cerca di Gotenks, questo... You remember. In cerca di Gotenks, questo nuovo Majin Buu si dirige all'osservatorio. E quindi andiamo subito a vedere. Nel frattempo, Goten e Trunks sono allenati nella stanza dello spirito del tempo. Ok, quindi possiamo finalmente lottare. Adesso non so se c'è già presente la fusione. Dovremmo già averla, solo che non mi ricordo come si fa. Dovrebbe esserci scritto. Sì, ok, c'è. Però mi servono tipo 4 celle energetiche. Comunque questa stanza è bellissima, il design di questa stanza mi piace veramente tanto. Ok, sto aspettando che arrivi la cella energetica, così almeno posso far sta fusione. Ok, eccola qui. Olè. Eccoci qui, finalmente con la fusione. Vediamo quali erano le mosse. Big Tree Cannon. Boom. Ah, oh, è bastato questo? Ok. Molto bene, direi. Che poi, tecnicamente, non ho mai capito nemmeno perché nella saga di GT non si trasformassero in Gotenks. Non ci avete mai pensato? Tipo nella saga dell'androide, del dragone. Perché non sono mai trasformati? Oh no, è la fine del mondo! Grr. Angry Reaction Only. Ok. Quindi Gotenks si trasforma nel livello 3 del Super Saiyan e esce dalla stanza e quindi è pronto a lottare. Ora, fatemi vedere. Ok, Majin Buu, Gotenks è qui! Cos'hai fatto di tutti gli altri? Ha mangiato tutti gli altri. Ok, quindi allora dobbiamo tranquillamente vendicare gli altri. E lo faremo. Ok. Ecco, ho intenzione di finire la saga oggi con questo episodio, così poi posso concentrarmi tranquillamente sulle altre che sono un po' più leggere. E ora giocheremo a pallavolo.
Che mossa del cazzo per un personaggio del genere, veramente, veramente vergognosa. Però ok, abbiamo vinto, non importa. Il resto non importa. Abbiamo ottenuto il dato Ultimate Gohan. Quindi direi che siamo a cavallo. Preso dalla sua rabbia, Gotenks ha Buu alle corde. Ma il tempo di fusione finisce. Allora, e invece di sembrare morto, Gohan ha completato il suo allenamento con i Kai. E ora arriva, perché lui è figo. Ma è ancora... Pensiamolo ancora ora, quando era un personaggio rilevante, che ha battuto Cell, sconfitto Broly per la seconda volta, che c'è tecnicamente la saga dopo questa, Bojack. Insomma, come un personaggio bello, non come quello che è diventato dopo. Buu ha continuato il suo strano silenzio mentre Gohan tornava. Bene, ce l'ho fatta. Cosa vuoi? Vuoi sfidarmi? No, ti ucciderò. Non si dice così. Ultimate Gohan. Ah, è vero, anche la mossa finale di questo Gohan mi faceva altamente schifo, ma non importa, noi resisteremo all'impulso di dire che fa... No. Ouch, mi prendono comunque. Dai. Ok. Che poi tecnicamente il danno c'è stato e anche alla grande, solamente che il problema essenzialmente è, non so come dire, che è poca mossa, non utilizza il ki, utilizza pugni. Ok, ho ottenuto Super Buu R. Tranquilli, so che è un trademark. Comunque, ora siamo in un'altra lotta. Non ti lascerò essere più forte. Ok, quindi è veramente morto il mostro? Chi lo sa? Non lo sappiamo. Lo dobbiamo scoprire e lo scopriremo. Siamo di nuovo nell'area rocciosa e ora continuiamo con Gohan per vedere che cosa succederà. Ok, Buu riappare e riesce ad assorbire i poteri di Gotenks, di Junior. Quindi tecnicamente ora non ci sta andando molto bene. Super Buu con Gotenks assorbito è quello, perché allora questa saga ha la bellezza di avere un sacco di personaggi, cioè tra virgolette un sacco di personaggi, nel senso i soliti, ma con tante variazioni, tante evoluzioni, tante trasformazioni. E questo che rende questa saga lunga, a mio parere è lunga, ma comunque bella e godibile. Tutti i vari personaggi che ci sono. Cioè, certo, è una rottura di balle, però... E niente, abbiamo finito e... Ok, ora avrà assorbito anche Gohan sicuramente. 90 su 100 ha assorbito Gohan e quindi ora c'è un'altra lotta. Ok, intanto ora è arrivato qualcun altro? Non si sa, lo scopriremo giusto ora. Ah, Goku? Come? Com'è possibile? Ma non importa, c'è anche Goku ora che arriva. Goku è ritornato nel campo di battaglia armato con il Potara Erin, cioè gli orecchini. Comunque... Goku, non si questo! Fonditi! Fonditi per sconfiggere Majin Buu. Ok, quindi dobbiamo lottare prima contro Majin Buu forma normale. Cioè, cioè con la trasformazione di Gohan. Goten, scusate. Tutti questi nomi con la G rincoglioniscono. Goku, Gotenks, Gohan, Goten, Soreta. No, forse Soreta non ha la G. E abbiamo finito anche questa lotta. Ora... Non ho idea di che cosa succede. Cioè sì, tecnicamente sì, però non so quali personaggi dobbiamo utilizzare. Super Saiyan 2 Vegeta? Molto bene, direi. Direi che è un'ottima cosa a sto punto avere Vegeta. Prima che Gohan potesse ricevere l'orecchino, è stato assorbito a Majin Buu. No!
Piuttosto che fondersi con Goku, Gohan, invece di fondersi con Goku, è stato assorbito da Majin Buu, ma arriva qualcun altro, un potere conosciuto. E quale sarà mai questo potere? Lo scopriremo ora, che non è nient'altro che Vegeta. Goku e Vegeta finalmente si incontrano di nuovo, comunque Vegeta si rifiuta di combinare i suoi poteri. Trovati. Ok, voglio utilizzare Vegeta perché c'è la forma livello 2, quindi ovvio che uso lui anziché Goku. Credo che poi quindi finalmente potremmo utilizzare... E abbiamo vinto! Molto bene! Ok, quindi abbiamo ottenuto Veget, Super Veget, anzi, Vegito. E ora possiamo finalmente... Ah, ho tirato una ginocchiata contro la scrivania. Molto bene. Ai, ai, ai. Goku e Vegeta non sono ovviamente una sfida per Majin Buu. Vegeta. Veloce, dammeli. Ok, quindi ce l'abbiamo fatta. Abbiamo convinto Vegeta a mettersi gli orecchini del potere. E ora potremo fonderci in un personaggio più forte, più nuovo, più croccante. Quindi andiamo finalmente a sconfiggere questo Majin Buu. Pronti? Partenza. Via. Alla fine, il guerriero finale Vegito è nato. I am the fusion of Vegeta and Kakarot. Call me Vegito. Vegito. So what about it? So what about it? Perché ho fatto questa voce? Ma cosa dite mai? Prepariamoci quindi a questa lotta fenomenale dove cercheremo di rendere il mondo un posto migliore. Sarà complicato, sarà difficile, ma ce la faremo. È ingiusto che il Big Bang Attack si carichi meno rispetto al Super Kamehameha. Ingiustissimo. Bene. Ora, spada delle 5 dita. Zac. Quindi l'abbiamo sconfitto. Yeah. Ho ottenuto Kibito. Ok. Non me lo ricordavo questo strumento. Non importa. Grazie al potere, grazie agli orecchini Potara, Vegito è nato e ha sconfitto Majin Buu. Ma Buu si è trasformato nell'incarnazione della malvagità. Che fa Goku? That's enough, Buu. You're just... Dove va? Sali in alto. Vegeta, over here. Ok, quindi ce ne siamo andati via mentre Kid Buu ha distrutto il pianeta. Proprio perché era annoiato. Allora l'ha fatto. C'era una volta un uomo e una donna. Appena scappati dal campo di battaglia. Ok, nel mondo dei Kai dovremo affrontare Majin Buu. Ora possiamo finalmente vedere come va. Che poi Kid Buu è quello della mossa infame, della rotazione, pezzo infamissimo. Dai, forza, fammela ora. Bravo. Beccati il Final Flash in faccia. Ah, ne vuoi un altro? Sì, ne vuoi un altro. E abbiamo vinto! Hey! Comunque ragazzi, credo che comunque non pensate ai Linkin Park e gli MV di Dragon Ball. Penso che ora sarà l'ultima lotta per la fine della saga. È stato anche abbastanza veloce, devo dire. Credo, non ne sono sicuro, vediamo. Sembrando invincibile, il malvagio Majin Buu ha sconfitto facilmente i due Z-Fighter. Vegeta ha chiesto al Supremo di chiedere Porunga... far tornare le persone in vita. Ok, devono fare una Spirit Bomb.
e quindi devono riuscire a resistere per la fine del mondo. O forse no, non mi ricordo. With everything riding on this one. Come on, Kakarot, but... Ok, quindi quello che c'è da fare tecnicamente è far fare a Goku l'onda Genkidama, la sfera Genkidama, mentre noi cerchiamo di tenere testa a Kid Buu. Che odio quella mossa. Fortunatamente l'ho colpito prima che ci potesse prendere. E ora? Yes! Yes, sir! La seconda venuta di Broly è la prossima saga che sarà presente all'interno del gameplay. Ah. Poi ci sono, c'è Janemba. Sì. Godiamoci il cazzo in finale. Dai, dai. Ma che bella bocca che aveva. Goku, I've asked the Dragon Balls to restore your energy. E te ne accorgi ora? Mi spiace che debba finire così, Buu. Sei il più potente sfidante che abbia mai incontrato. Spero che tu possa tornare indietro un giorno, come qualcuno di buono. Ci sfideremo. Continuerò ad allenarmi duramente per attendere quel giorno. Ci rivediamo dopo! Ok! Ci hai messo troppo. Yay! Questo sarà lo screen del video, dai. Yeah! Anzi, questo. Ancora meglio. Poi si indicano e stanno fermi. È ridicolo. Comunque, ragazzi, abbiamo terminato anche la saga di Majin Buu. Ora, della saga Z, ve lo dico dopo. Come stavo dicendo, allora, tecnicamente ci rimangono tre saghe della saga Z più quelle extra, ma quelle le farò alla fine, quelle alternative. E niente, poi ci sarà la saga di GT, che penso ne abbia tre, quella di Baby, Super 17 e il Drago Diabolico. Dopodiché avremo finito l'avventura. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Se vi è piaciuto un bel mi piace, un saluto a Teo e ciao ciao!